Ok, ci hanno sfondato a sud. Vediamo un po' quanti altri possono entrare. Sì, ne possono entrare molti altri, quindi dobbiamo prestare molta, molta, molta attenzione adesso. Allora, io direi di provare a coinvolgerli tutti sopra, sperando che adesso questi arrivino verso le torrette e le prendano. No, Vittorio rimane qui dentro. Anzi, no, Vittorio rimane qua. Questo muore fra 7 ore, questo muore fra 3. Li lasciamo passare e poi proviamo a portare Vittorio, dai. Occhio, chi è che sta chi è che sta spingendo, rompendo? Perché? Ah, sta cercando di rompere qui le mura per far casino, ok. Non salvi i prigionieri, perché non è finito ancora l'assalto. Per questo non salvi i prigionieri. Ok, questo uno è andato. Secondo me se ne ammazziamo ancora un po', poi scappano anche loro. Ok, Cowboy può andare a salvare sì, alcuni prigionieri adesso. Tartaruga rischiosa, rischiosa questa. Qui c'è del riso. Ma vi sembra la cosa giusta da fare? È sempre il momento per cambiare una cultura in troca. Ok, fleeing. Stanno scappando. Mi stanno scappando. Questo mi fa godere tanto. Ok. Quindi a parte Cowboy e Victoria, che adesso vanno a fare il tending su questi prigionieri, gli altri escono. E Canaia va a catturare questo, perché c'ha le bombe. E Sparkles anche lei va a catturare, perché lancia fiamme anche no. Vediamo se c'è qualcuno che può essere catturato. Qui sembra di no. Vediamo qui sotto. Sì, qualcuno sicuramente può essere catturato ancora. Guardate, Ape. Muore. Che ride, ragazzi. Spettacolo. Non so. Cazzi loro. Lasciate che l'orso si diverta. Meno male che l'hanno bannato. Ui, Andronico, levati da qua. È bello che cercano di scappare e c'è l'orso grizzly che li sta divorando. Bellissimo. Bellissimo. Via. Ragazzi, ride con... cos'erano? 60 persone. Perfetto. Catturiamo anche questo. Abbiamo fatto un po' di prigionierini. Abbiamo abbastanza letti? Sì, ne abbiamo 3 per adesso di prigionieri. Vittoria, magari vai a fare tanning. E dei miei praticamente si è ferito soltanto Crozza. Dopo questo casino. Che ha un bruise. Ma che figata. Ok, direi che è il caso di riattivare il forno. Aiuto. Aiuto. Ah, la stufetta. Andronico, ricordati i poverini che se no schiattano. Extreme shivering, ok. Ok, 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 ho capito. Portiamo la temperatura a 28 gradi, così non fa meno 9 e sale un pochino, dai. Ci sta, ci sta, ci sta. Quest'uomo muore subito? 2 ore? Quest'uomo no? Ok, allora cura lui. Perché vai a prendere le medicine? Victoria, ma così muore. Ah.
Allora, non ha una gamba e non ha un orecchio. Però è bravo. Construction and mining buono. Underground and industrial. Sono tutti molto buoni in realtà. Sono tutti molto buoni, raga. Sono tutti davvero buoni. Vedremo da farsi, dai. Avevamo un impianto cocleare qui per Sparkle. Perché left ear destroyed, però gli dovevo installare. Install bionic ear left. Assolutamente. Facciamo fare vittoria questo. Require skill, no, deve fare sparkles. Installiamo adesso un... Perché con le medicine d'erba? Gli ho tolto le medicine normali a questa, sì, sono scemo. E vabbè, ormai. È andata bene. Vediamo se Cowboy può fare pick up medicine. Sì. Diciamo di tenere sempre tre medicine con sé, così nel caso ce le ha. È una buonissima idea. Poi c'è da sistemare tutto quello che... Qua Vittoria può curare, però. C'è da sistemare tutto quello che è stato distrutto, ripulire il sangue, bruciare i corpi e rifare le trappole. Perché adesso... È stato un bel numero. Quindi rifare le tappole significa legno. Altro Garunderun, Garunderun 3. Prendiamolo. Purtroppo la temperatura non mi permette di fare granché, però intanto prendi i semi. E qua se avessi un po' di acciaio in più sarei felice. Cotton plant has died from rotting. Sì, perché non le sto raccogliendo. Ready to harvest. Riprenderla sta roba. Puoi spogliare i cadaveri e vendere i vestiti. Veramente? Facciamo anche extract skull perché... No, vabbè, l'extract skull lo lasciamo perdere. Magari su due. Perché i tortuganisti amano quando ci sono queste statue con i teschi umani. Ragazzi! Non ci credo! Non ci credo! Abbiamo sette piccole fottutissime tartarughine! Sette fottutissime tartarughine! È il giorno più bello della mia vita! È il giorno più bello della mia vita! Sì, i vestiti li togliamo, ma... Ragazzi, qui quante magie mi fate guadagnare con sette tartarughine? No, scusate, chiedo per un amico. Il muro sgadiato di madre natura, purtroppo temo che abbia il copyright, però sì, sarebbe bello. Sparkle in confusione, all'anestetico. Che confusione. Tra l'altro in ipotermia. Seria. No, dai, Sparkle. Facciamo così, chiudiamo la porta. Così almeno qui dentro non fa meno 23, credo. Ok, quindi mi rimangono tre magie. Va bene, grazie, chiudi la porta, però questa esce. No, ragazzi, sta al 47%, sta perdendo gli arti se non entra subito. Ok, si è ripigliata. Ok. Sparkle, fai una cosina, visto che non... Vai a farti un viaggio... Ecco, troppo tardi. Cowboy, salvala. Il problema è che qua partono le infezioni sulle dita perché stanno congelando. Paura. Tanto spogliamo tutti.
possiamo fare un Prime Jubilee. Usiamolo. Prime Jubilee, dov'è? Public execution. No, non lo posso fare la pizzata. Con calma, adesso lasciamo che la colonia si sistemi un pochino, perché ci sarà un sacco di lavoro da fare e qui attiviamo il flick. Buonasera, Diffe. E adesso c'è un sacco di lavoro da fare qua, ma un sacco, un sacco, un sacco, quindi prepariamoci. Questa colonna non serve un cazzo, comunque, non so perché l'ho messa. Ok, qui mi stanno dando la priorità alle trappole, che va benino, ma io in realtà preferirei dare la priorità a sti corpi che non vanno benissimo. Research Space Electronics, Spacer, Ultrascreen Television, Biolab Sun Lab. No, c'era una cosa che volevo fare che mi sembrava interessante, che è il bioscalting, che ci permette di fare lo scalping pod, che non so, credo che faccia ricrescere le dita e cose del genere. Lo voglio vedere. Nel frattempo, questa vedo Blotched from Profit. Allora, un pirata, boss, mercenary, scavenger, catafra, questi. No, non lo voglio questo. Voglio fare recreation e mettiamo una long wave radio, la mettiamo vicino al tavolo da pranzo. Ah, mettiamo qua vicino, guardate, mettiamo qua vicino al tavolo da biliardo, così tiene sul morale la radiolina. Ok, quanti corpi abbiamo? 20. Beh, direi che stiamo andando alla grande, forza. Abbiamo ancora 7 giorni di fumi della felicità. Che meraviglia. Frostbite sta andando via bene. Tra l'altro, guardate che con l'occhio, scusate, l'orecchio bionico, Hearing a 112. Ok, arrivano dei mercanti, non potevano arrivare in un momento migliore perché adesso abbiamo tutte le armi dei nemici qua nella base. Prendiamo. Dove cazzo è? Udal Rica. Quando questi entrano, ok. La facciamo svegliare e la portiamo a parlare al tipo. Allora, componenti advanced non si può fare niente. Le medicine le possiamo comprare. Sì, ne abbiamo 73, ma non mi interessa. Le compro. Potremmo comprare dei proiettili da. No, da mortaio, non lo voglio. Vendo tutte le armi che ho da parte. Archi, eccetera. Hand cannon pure, anche questo, il moschetto. Tutta sta roba la vendo. Ecco, il granello launcher no. Frag vest la vendo. Maurizio, mi immaginavi che capelli lunghi. Quando ero giovane. Quando ero giovane avresti avuto ragione. Fammi vedere se posso comprare qualcos'altro, ma non credo. Ragazzi, queste tartarughine cioè, sono troppo il top. Sono troppo il top, ve lo giuro.
penso di prendere nulla. Ah, comprano lo iaio. Porto via l'argento, allora. Li alleggerisco di un po' d'argento. E io mi alleggerisco di un po' di sostanza. Questi possiamo bruciarli e lasciarli qua. Poco cambia. Facciamo di Extract School. Ma se adesso... vabbè. Secondo me è tardi, però. Sto andando via. Se adesso disattivo delle armi, posso provare a rivenderle. Non so se poi li vanno a raccogliere loro stessi. Tipo questo arco. Questa roba. Posso venderla se la rendo attiva? Non ci ho mai provato, vediamo. Peppina, perché scappi? Sì. No. No. Ah. Peppina, perché scappi? Che domande che facciamo alla povera Peppina. Ci siamo dimenticati di un piccolo problema che non si è mai risolto. Non so se vi rende l'idea. Allora, andiamo a vedere il lavoro. Vittoria. Saon, ti prego, smettila subito di fare queste domande del cazzo. Cioè, che ti scongiuro. Cooking, top priority, growth, plant cat, research. Signori, cioè... che c'è? La vita in diretta. Ti voglio bene, ma... anche no. Va bene. Va, smettila! Povera tua sorella. Non le vuoi davvero bene. Siete veramente fantastici a volte. Allora, a chi è che diamo? A te ce l'hai una casa? Alberto mi chiede. Allora, skill train construction lo diamo a Sparkles, perché è quella che preferisco tra i costruttori. Allora, long wave radio. Sono le 8, raga, devo cenare. Una fame della madonna. Ok, 18 in costruzione è tanta roba. 18 in costruzione è tantissima roba. Proviamo a convertire Udalrico. E poi vi saluto. Sta radio, mamma mia. Dobbiamo fare più... cargo pods, che cosa arriva? Va bene. Ragazzi! Fammi il tame su sta roba. 2,8% che si arrabbino. Ah, è un rischio che voglio correre. È un rischio che voglio correre, ma assolutamente. Allora, la long wave radio... E allora la dobbiamo installare in una zona in cui mangiano. E adesso Sparkles mi fa la conversione, se ce la facciamo, di Udalrica. Benissimo, begin. Metterai la musichetta, ma... Guarda le tartarughe che portano le foglioline di trocca. Che tartarughe Pablo Escobars. No, secondo me la radio con le mura non funziona, infatti per quello che la sposto, non ero molto convinto. Effective, ok, vediamo un po' quanto sta, Udel. Ecco, ha perso un 55, adesso Sparkle può fare di nuovo converti. E dovrebbe abbassarlo ancora di più.
Bene, 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 bene. L'abbiamo portata a 36. Questa la convertiamo prima o poi. Allora, cowboy, fammi vedere come stai. Ambient music, più 3. Quindi tutte le volte che passano dove c'è la radio aumenterà di 3 l'umore. Questo è buono, dovrei fare un altro. Ne dovrei fare un altro, ragazzi. Facciamo gli animal bedclothes, che ne posso fare così, ne posso fare un po'. No. Sì. No. Sì. Aspettate che ho sbagliato. Perché questa è la parte per le uova, eh. Ok. No, facciamo i letti per tutte le tartarughe perché ne abbiamo 7 adesso. Costano un botto però, ho notato. 100 di 10. 10 è tanto per i componenti. Poverino questo. Ah! I cammelli vanno in ipotermia? Wow! In effetti sono animali del deserto, di che cazzo mi stupisco anch'io. A volte mi meraviglio di me stesso. Tartarughina drogata di Stone Leaf. Sì, vabbè ragazzi, questa base è semplicemente il top. Inizio a postare anche su Storie di Angel e altre live. Date il benvenuto al nuovo mammut che fa parte della base. Canaia è riuscito a... È madre natura. È madre natura, è la vita. No, siamo veramente al top. Siamo veramente al top, ragazzi. No, questi hanno tutti fame. L'elefante lo andrò a vendere. Provo a fare il taming sugli altri due, poi li andiamo a vendere questi. Signore e signore, grazie mille per essere rimasti con me. Vi auguro una fantastica serata. E forse ci vediamo domani pomeriggio. Forse. Bacioni, abbracci e tanti saluti. Master Tamer veramente. Master Tamer veramente questa colonia. Dei veri e propri miti. Grazie di cuore anche a tutti quelli che si sono iscritti. Sapete che facendo questo mi supportate tantissimo e vi sono eternamente grato. Quindi continuate così. Fate una buona serata e per chi non ci sarà domani, buon weekend. A presto.